La cosiddetta banda della marmotta ha agito ancora ai danni di una filiale della Banca Terskas, vale a dire la Banca Popolare di Bari, questa volta a controguerra. Vedete che anche qui il bancomat nella notte è stato fatto saltare. Il tutto è avvenuto intorno alle 3, quando qui nella piazza del commercio a controguerra è stato avvertito un forte boato. E i primi ad arrivare hanno visto proprio questa scena, quella che vi stiamo mostrando, cioè il bancomat che è stato fatto esplodere. La particolarità questa volta è che in questa filiale, così come in tante altre filiali di periferia della Banca Popolare di Bari, non c'erano contanti all'interno del bancomat dopo la decisione presa circa un mese fa proprio di non immettere contanti nel weekend nelle filiali di periferia. Dunque un colpo che ha fruttato praticamente un bottino pari a 0 euro, e sembra addirittura essere stato fatto quasi come azione di rappresaglia proprio contro questa decisione presa dalla direzione della Banca Tercas, vale a dire della Banca Popolare di Bari. Ad intervenire sul posto per prima la pattuglia della Italpol, il servizio di vigilanza di Teramo, successivamente anche i carabinieri della stazione di Alba Adriatica, della compagnia di Alba Adriatica e della stazione di Martinsicuro. Il tutto è avvenuto intorno alle 3, poco dopo le 3 di notte. Noi intanto vi stiamo mostrando queste immagini quando sono proprio le prime ore del mattino.